Ciao ragazzi, oggi vi voglio presentare questi due progetti che riguardano il tecnodromo e le fogne delle nostre tartarughe amatissime. Ovviamente, come vedrete, questa volta è stile cartoon. Anzi, se volete, presto pubblicherò anche il diorama invece, per quanto riguarda le tartarughe del film, quindi un po' più realistico. Però oggi vi vorrei parlare di questo. Allora, mi sono ispirata al diorama della NECA. Non so quanti di voi lo conoscono, perché la NECA fa queste cose stupende, queste action figure che io amo. E quindi ho ripreso ovviamente quello che è il loro disegno e fatto, come sempre, come sapete, uso materiale di riciclo e fatto quindi poi tutto quello che vedete intorno. E questo è tutto polistirene. I computer li ho fatti con delle scatole che possono essere scatole di medicinali, scatole di telefonini, comunque ecco, scatole da riciclo che poi ho ovviamente dipinto e ho aggiunto dei particolari per far sì che avessero quanto più possibile la forma dei computer, ovviamente stile anni 80, perché adesso ci fanno ridere questi computer. Ecco, quello che ci tengo molto a dire, queste misure sono ovviamente state richieste dal committente. Questo è un diorama molto grande, ma sono molto contenta perché per me è molto 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 importante che tutte le action figure poi possano andare ad interagire e a giocare con tutto quello che è, diciamo, il mobilio, no? Quello che ho creato. E poi, anzi, vi do un consiglio, seguite Zelu1984 su Instagram perché lui è un artista e anzi questa è una storia bellissima perché io lo seguivo da amante di Batman, lui fa cose pazzesche per quanto riguarda le action figure e poi mi ha chiesto di fargli questi diorama, quindi cioè per me lui è un artista straseguito, straconosciuto, cioè quindi per me è stato cioè è un motivo mega di orgoglio e lo saluto anche. Ciao Thomas. E sopra il tecnodromo poi ritorniamo un attimo a noi, sopra il tecnodromo poi avremo invece questo che come vedete è esattamente ispirato al cartone. Qui ho, cioè, desideravo fare la cucina perché magari è una cosa che si vede un po' meno, quindi microonde, frigorifero, lavandino e ovviamente il gas, anche se poi lo sappiamo che mangiano sempre la pizza. Ecco, ci tengo a sottolineare, chi mi conosce lo sa, che comunque è tutto fatto a mano. Quindi si vede anche perché probabilmente vedrete la colla, vedrete la pittura, insomma, questi sono stecchini, stuzzicadenti, fiammiferi e legno di balsa, ovviamente, che poi io lavoro. Invece tutto il resto è polistirene, stoffa, stoffa. Mancano, perché alcuni di voi si saranno accorti che mancano alcuni particolari, però li ho lasciati così in maniera tale che Thomas potrà poi aggiungerli dove meglio crede. Anche qui, ecco, vedete io, questo per esempio è legno vero, cioè ci tenevo che la cornice somigliasse quanto più possibile a del legno vero. Ecco, questo io. Questo quindi è il mio progetto, spero che possiate seguirmi ancora e comunque ringrazio quanti di voi mi seguono nel mio piccolo sogno. Grazie mille.